3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, good morning! Raga, dato che domani è il compleanno di Giulia, io ho deciso di farle una sorpresa e la porterò in una spa. Parlo piano perché lei di sopra non deve sapere assolutamente nulla, lui sa tutto, suo fratello. Quindi io direi che ci possiamo vedere direttamente domani. Allora raga, io sono appena andato in bagno perché vabbè, avevo il mio bisogno da fare e ora vi faccio vedere quanto è. Qui si entra, subito all'entrata troviamo la jacuzzi, qua due poltrone che tipo fanno i massaggi ai piedi, non ho capito bene. E qua dentro ci sono delle docce, non mi ricordo come si chiamano, comunque delle docce particolari. E qua vabbè c'è il bagno turco, la sauna. Qui raga c'è una stanza con la neve, una stanza con la neve. No, c'è nessun altro. Andiamo a vedere cosa ci abbiamo di altro. Vabbè, a parte l'acquario, una stanza di sale. Io ora vado a bere la mia tisanina con Giulia, vediamo se è buona. Oh, grazie amore. Ci vediamo dopo, raga. Ah, raga, ho trovato il mondo di Giulia. È letteralmente pienissimo di tisane, raga, cioè. È bellissimo! Ok, raga, stiamo per fare il percorso che fa bene. Aia, ma fa malissimo! Marcello America! E al burro fuso! A parte il fatto che io odio il freddo e qua mi metto i getti d'acqua gelata che li sparano sui piedi, non li sopporto, cioè. Ti pare che posso camminare sopra i piedi così senza scarpe? Mi spacco i piedi. Dov'è che fa bene? Dimmi dove fa bene. Sì, ti stimola a fare. Ah, fa malissimo! Ah, il bagno turco! Ah. Tra tipo 10 minuti neanche ci vengono a chiamare per andare a fare i massaggi. Ah. Bella, direi che ci vediamo dopo che mo sono troppo in tranquillità. Raga, buongiorno, è mattina e in questo momento alcuni stanno per andare a fare una lampada. E quindi ho detto, dai, quasi quasi mi aggiungo anch'io, però perché fare le cose normali? Allora ho fatto una storia su Instagram dove chiedevo se avrei dovuto farmi la lampada normale oppure una lampada con un reggiseno addosso, in modo tale poi da lasciarmi il segno del reggiseno. Quindi aspettiamo 2 minuti e poi vedremo il risultato. Come immaginavo, il sondaggio è stato proprio questo e quindi mi dovrò fare la lampada con reggiseno. Guardate qua lo screen. Perché i miei follower non mi vogliono bene? Tu non hai dormito con me questa notte? Dove sei stato? Io avrei dormito. Non ne ho idea. Con Brisida. Oh! Ah! Asbrook. Vabbè, ora l'unica cosa, devo andare a cercare un reggiseno. Andiamo. Devo andare a rubare un reggiseno a Giulia. Giulia stanotte non c'era. Ma dove può averci un reggiseno a Giulia? Non penso che abbia qua, aspetta. Sai che forse sono lì dentro loro. Nella valigia? Sì. Sì, raga, sono proprio qua dentro il reggiseno. Se non è qua, sarà di là. Giulia, guardami. Ecco, non guardami sfocata. Dove lasci il reggiseno? Bella Pat. Bella bro. Bella bro. Ma... no, non ci posso credere. C'era un cassetto aperto con dentro non so quanti reggiseni. Ma era qua davanti poi. Oh, va che bello questo. Ok, questo. Direi che possiamo andare a spararci sta lampadozza. Ah raga, siamo arrivati. Anche voi due vi fate la lampada? No. Tu te la fai? Per forza. C'ho un reggiseno in tasca, raga, perché non sapevo dove infilarmelo. Non è che è molto carino andare in giro con un reggiseno in mano, quindi me lo sono imboscato nella tasca. Dopo, quando non c'è nessuno, me lo metto, se riesco a mettermelo. Ma raga, sto dentro, sto per fare la lampada e diciamo che sono anche un pochino in ansia, perché tra l'altro non l'ho nemmeno mai fatta, quindi non urlo perché c'è un botto, c'è altra gente là, quindi speriamo bene. Day two. Raga, ok, ora entro. Raga, l'ho appena finita. Ho pure dovuto mettermi il cerchietto, quindi intanto mi vesto e ci vediamo qua fuori. Allora raga, siamo appena usciti loro due. Ok, stiamo facendo un balletto. Ora ancora i risultati non si vedono troppo, né qua né da nessuna parte. E tra qualche ora vedremo se sarà successo qualcosa. Allora raga, diciamo che i risultati già si vedono. Infatti c'ho la faccia tutta rossa, pure qua sono abbastanza rosso. Qua è uscito, direi, molto bene. Non come speravo io in realtà, ma perché mi sono accorto che ho messo il reggiseno troppo in basso. Io direi che ora vi faccio vedere il risultato, però con una gran classe. Quindi Samu, mettimi la song. Ok, io sono già imbarazzante di mio, però così un po' sgravato, quindi basta, ho fatto vedere troppo. Raga, ho appena finito di farmi la doccia, adesso voglio vedere le reazioni delle persone della casa. La mia non abbronzatura sulle zinne, diciamo. Poi vediamo come la prenderanno, iniziamo da lui, dai. Però c'è una sorpresina. Niente
te non stai bene. Non ti piacciono le mie tettine? Ma è carino. Qua dentro ci sono Giada e Ludovica, ora entrerò da loro e vediamo cosa ne pensano. Belli? Ciao Ale. Ma che cazzo è? Che merda, Ale. Mi piace. Che cazzo no, fai? No, sono felice per te. Vai via, Ale. Mamma mia. Tutti nei commenti, hashtag pray4ergy. Ok, ora ragazzi, sta stanza stanno giocando a FIFA, c'è un bel po' di gente. E c'è pure Giulia, tra l'altro. Quindi vediamo cosa ne pensa loro. E pure Giulia, l'altro che non mi ha ancora visto. Andiamo. Giulia, cosa ne pensi? Non è successo un casino. Ma ragazzi, c'è una cosa da farvi vedere. No, c'è da ridere. Mi state screziando? No. Con questo video finito, spero che vi sia piaciuto. Lasciate qua sotto un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Seguitemi su Instagram, er.gennaro, perché lì metto le cose in anteprima. Infatti, queste cose della lampada le avevo già messe giorni fa. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!